26 gennaio 1993. Václav Havel è eletto primo presidente della Repubblica Ceca. Poeta, scrittore, saggista, dopo la primavera di Praga cominciò un'intensa attività politica con la fondazione del movimento Carta 77, comunità libera, informale, aperta di uomini di diverse convinzioni, religioni e professioni, legati dalla volontà di operare individualmente e anche insieme per il rispetto dei diritti civili e dei diritti umani. Ma rivendicare le libertà fondamentali gli costò caro. Le autorità sovietiche, confermando il pugno di ferro scelto nel 1968, imposero la repressione, infliggendo a lui 5 anni di carcere. Poche settimane dopo la caduta del muro di Berlino, nel dicembre 1989, fu acclamato leader della rivoluzione di velluto dalla coalizione dei gruppi dissidenti, il Forum Civico. Primo capo di Stato non comunista dal 1948, rassegnò le dimissioni dopo la dichiarazione di indipendenza della Slovacchia, ma nel gennaio 1993 acconsentì a farsi eleggere presidente della nuova entità statuale, la Cechia, o Repubblica Ceca appunto, che mantenne Praga per capitale. Nonostante le precarie condizioni di salute, fu confermato nella carica anche nelle consultazioni di 5 anni dopo, 1998. Cessati poi gli incarichi nella politica nazionale, riprese la sua attività letteraria e dal 2003 l'impegno nelle istituzioni internazionali. Morì a 75 anni dopo una lunga malattia il 18 dicembre 2011.